Cari amici di GameExperience.it, ben ritrovati in quello che è un nuovo video qua sul canale. Piccola nota a margine, non è il classico recensione, anteprima, abbiamo provato, eccetera, eccetera, eccetera. Bensì, una nuova rubrica che vedrete qui sul canale mensilmente. Si tratta dei migliori titoli in uscita il mese corrente, in questo caso è maggio, e partiamo subito con quello che è il primo titolo degno di nota, Indica. Ebbene, Indica è un titolo estremamente particolare perché pone le sue basi su quella che è un'esperienza veramente a metà tra il cinematografico e il videoludico, dove la storia raccontata unisce quelle che sono determinate dinamiche religiose e anche politiche, se vogliamo, di una Russia distopica, se vogliamo rivisitata, del XIX secolo, in cui la Chiesa ortodossa ha un peso estremamente importante e in cui la protagonista, questa giovane suora, vive un viaggio molto particolare, accompagnata da un particolare compagno di viaggio che è il diavolo. Abbiamo provato la demo, abbiamo trovato un titolo quasi al limite del rivoluzionario, un'esperienza che veramente necessita di essere giocata per stile visionario e sicuramente per elementi che potranno, ce lo teniamo a dire adesso, prima della recensione, probabilmente segnare l'industria come pochi altri hanno fatto. Mese di maggio che continua con il secondo titolo, MotoGP 24, ormai un classico di ogni anno, quasi come gli sportivi legati a sport come calcistici piuttosto che basket, eccetera eccetera, che ritornano ogni anno, così anche le corse su due ruote ritornano quest'anno con una particolarità legata al mercato, ovvero sì, i trasferimenti. Potrete creare la vostra scuderia dei sogni mettendo Bagnaia e Marquez assieme, fate un po' quello che vi pare, andate, sgasate, gas a martello, tutti sul divano anche quest'anno. Maggio che ci porta ovviamente a parlare anche di Hellblade, perché Senua Saga Hellblade 2 arriva ovviamente Day One Game Pass su Xbox e PC, titolo che ha lasciato un po' discutere per quanto riguarda livello tecnico, scelte anzi di livello tecnico e durata del gioco, però il titolo va provato sicuramente perché è uno, se non il più importante titolo in arrivo questo mese. Microsoft alla prova del 9, finalmente ritorna con un'esclusiva, con un first party importante e di peso. Cerchiamo di capire quanto effettivamente potrebbe essere rivoluzionario dal punto di vista tecnico e dal punto di vista narrativo. Ricordiamo che il primo è stato uno di quei giochi che ha lasciato un'impronta molto importante sul mercato. Di conseguenza, insomma, vedremo quelle che sono state le scelte anche di design legate a Hellblade. C'è un altro titolo in arrivo questo mese un po' particolare, stiamo parlando di The Rogue Prince of Persia. Abbiamo lasciato il brand Prince of Persia con il suo particolare ritorno poco tempo fa, e questa volta i creatori di Dead Cells arrivano a proporci un nuovo titolo 2D legato a Prince of Persia. Stile pazzesco, molto curiosi di vedere quello che saprà proporre Dead Cell. Beh, un titolo che anche in questo caso a livello indipendente ha fatto la storia, quindi diciamo che il marchio di fabbrica lascia ben sperare, perché gli sviluppatori che ci sono dietro sono degli sviluppatori con los huevos molto, molto graniticos, e quindi insomma vediamo un po' cosa succederà in The Rogue Prince of Persia. Dopodiché, sempre in tema indipendente, abbiamo Haunty, un titolo che ha lasciato negli ultimi le ultime volte in cui si è mostrato, ha lasciato secondo me molta gente quasi di stucco,
per lo stile e l'utilizzo ovviamente del contrasto bianco-nero, delle ombre, dell'illuminazione. Titolo molto particolare che ormai è quasi un anno che si è mostrato, dato che la prima uscita risale a Gamescom 2023. Vediamo un po' cosa saprà fare. Secondo me è uno di quei titoli indie da tenere d'occhio per un possibile Indie of the Year. Chiudiamo il mese con F1 24, perché cambia il mese di uscita e non è più in estate inoltrata, si avvicina a quello che è l'inizio della competizione automobilistica per eccellenza, quindi la Formula 1. F1 24 ovviamente arriva con il bagaglio degli ultimi anni di Formula 1, che è sempre importantissimo, ancora sotto l'egida Electronic Arts. Vedremo quali saranno le principali modifiche, cambio di livree ovviamente, aggiornate, insomma, modalità carriera, competizione online. Vedremo un po' se saprà elevarsi ancora di più, già partendo da livelli decisamente alti degli ultimi periodi. Quindi anche gli appassionati dell'altra parte del motorsport, quella a quattro ruote, hanno di che divertirsi quest'anno. 23 maggio 2024 invece, giornata dedicata a Paper Mario, il portale millenario, remake dell'originale uscito per GameCube nel 2004, con diverse novità, non solo una grafica ovviamente migliorata e la bellezza delle animazioni nuove, ma anche i turni che riprendono un po' quanto già visto con Super Mario RPG e con Mario e Luigi Superstar Saga. Di conseguenza, appassionati Nintendo, per voi questo mese c'è Paper Mario. C'è magari un titolo non tra i più importanti che abbiamo citato che aspettate questo maggio? Fatecelo sapere ovviamente nei commenti, attivate la campanellina, mettete like al video e seguite il canale di Game Experience. Alla prossima, ragazzi!